Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh, allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E se desideri contenuti esclusivi, passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo trentesimo episodio di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. E io che penso di arrivare al numero 10. Comunque ragazzi, quest'oggi andiamo avanti nel gioco. Che cazzo vuoi fare? Andiamo avanti nel gioco. Notate finalmente che non ho più le marmotte in testa. Ho Galvantulo, sia il nostro internet dietro di me. In squadra è entrata anche Francis. Nello scorso episodio direi di non parlarne, perché altrimenti comincio veramente a bestemmiare le madonne. E quindi nulla, direi di poter entrare qua dentro alle Dragon Ruin, dove abbiamo fatto la nostra cattura, nonché l'ultima perdita dello scorso episodio in maniera abbastanza imbarazzante. Prima di iniziare ragazzi, come al solito, però, lasciare un bel mi piace, un commento rispondendo alla domanda del giorno. E mi raccomando, passate dai social in descrizione, in particolare dal gruppo Telegram. Contattatemi su Telegram per poter entrare nella nostra cave, perché sì, si chiama così. Ok, allora, io so che in questa zona dovrebbe esserci il culto della perfezione. Li abbiamo visti arrivare e c'era stato detto comunque. Qua troviamo tre dive ball totalmente a caso. Interessante. Quello è una calamita. Questo è un selvatico. Basta starter. Basta starter! Ci ho fatto il video ieri sugli starter. Tra l'altro uscirà un altro video riguardo degli starter, in particolare una serie particolare che non torna da tantissimo tempo. Oddio, vi giuro che avevo rimosso Mime Junior quando è venuta fuori l'immagine. Ho detto chi cazzo è questo. E poi era effettivamente Mime Junior. Sì, però un altro starter. Basta! Basta, avete finito? Avete finito? Volete annunciare quelli di ottava generazione? Non lo so. Basta, finito. Guarda che roba, mica che bordello. Comunque sì, ho allenato anche un pochino il resto della squadra. E io spero che questa sia la strada giusta, perché, cioè, sono letteralmente perso. Ok, perfetto, sì. Sì. Porca troia, ma chi cazzo ci abitava qui, Dio buono? Minosse, porca troia, ci trovo il Minotauro tra poco. Oh, ok, mi sa che sono arrivato in un punto. Quello è. Signori, prepariamoci. Io c'ho davanti internet, spero che... Porca puttana, ok? Molto da te non te l'avevo visto. Creepy, sono contenta che tu ti sia deciso... Creepy, sono contento che tu ti sia deciso di mostrarti. Questo è il momento del mio trionfo. Tutte le volte in cui ho fallito, avete assistito a ciò. Dopo che abbiamo provato a creare il Pokémon Delta perfetto, dopo che abbiamo fatto degli esperimenti con le Mega Evoluzioni e l'incidente col Pokéras e con Malde, e ora finalmente i nostri esperimenti sull'armatura sono anch'essi falliti, potresti pensare che abbiamo finito le nostre idee. Dimmi, ditemi, Creepy e Nora. Pensate che il mito... conoscete il mito della regione di... Sì, che ci sono i draghi, si sono divisi e poi si sono picchiati, ok, lo sappiamo. La ruina è molto molto antica. Wild Dragon did rule in Unova, the world between... Ok, mentre i draghi comandavano su Unima, la guerra imperversava tra due fratelli a Torren. Difatti, il grande... The Great Splitting... Splitting è... separazione... Buongiorno signor telefono, mi deve disturbare proprio mentre io sto, nuovo telefono tra l'altro, perché signori miei, questo è andato un po' a puttane. Grazie, questa è la professionalità di uno youtuber. Ok, si stava per dividere la regione in sostanza. A Shrine non so bene cosa sia, ma tipo una sorta di oracolo, un tempio, fai, to. A shrine was built here in the hopes that one day the dragon might be formed once again and bring peace to the land. Ok, è stato costruito sto coso qua per sperare che un giorno i draghi potessero riportare la pace qua. Quel giorno è oggi. Mentre Reukra è stato impegnato in esperimenti... Mentre Reukra stava sperimentando, la parte più importante del lavoro del culto alla perfezione è stata lasciata a me. È stato difficile, avevo bisogno di tre diversi Pokémon leggendari, ma ce l'ho fatta. E ora, il drago originale si dice che sia un segno di potenza, di comando, di totalità. Wholeness dovrebbe essere totalità.
It represents opposing beliefs, finding neutral ground and working together. Rappresenta concezioni opposte, ritrovate, trovando un campo neutrale e lavorando assieme. Ok, perfetto. Perfetto, con la O, perché siamo in Italia. The idea of harmony and of perfection, l'idea dell'armonia e della perfezione. Una volta che avremo evocato questa creatura, saremo infermabili. L'unica cosa che ci rimane da fare è iniziare. Perfetto, attenzione, la triade, eccoli qua. La triade fake, perché sappiamo tutti che la vera triade è merda, John Frog e semaforo. Reshiram, Zekrom, Kyurem. È il momento di ritornare alle vostre origini. Unitevi assieme e diventate un'unica cosa. Un'altra volta. Ignis et fulgura fiuntunum. Questo è il latino, signori miei. Che bella lingua il latino proprio. Mica, cosa viene fuori adesso, raga? Attenzione, incredibile, una nuvola, perfetto. Perfetto, il gas serra. E ora, grande drago di Unima, il divino, il dio perfetto, emergi. The great name here. Non so cosa sia, name here, però va bene lo stesso. Oddio, ma dite che va di Fakemon qua? Che cosa hai detto? Forse non mi hai sentito, dragone. Ho detto, emergi, the great name here. Non so cosa voglia dire name here, effettivamente. Perché, tipo, tradotto letteralmente è nome qui, però non penso che sia... Are you reading that of a scroll? Lo stai leggendo da un papiro? Sì, perché? Sono sicuro che tu lo stia leggendo sbagliato. Penso che tu dovresti dire che... Il nome del drago in quella parte, non semplicemente... C'è il drago che gli sta dicendo, guarda che hai sbagliato tutto, coglione. Probabilmente è un falso, lol. Ok, questa scena è ridicola. Ecco per cosa stanno le parentesi. Ma aspetta un attimo, è impossibile. Nessuno sapeva il nome originale del drago. L'unica cosa che è sopravvissuta sono stati Reshiram, Zekrom e Kyurem. E com'è possibile? How are we supposed to bring it back? Come potremo farlo ritornare quindi adesso? Ottimo. Cioè no, ok, perfetto. Speravo di far risorgere il drago originale oggi, ma sembra che, che ciò non possa succedere. Ma davvero sta succedendo questo? Ah, ok, adesso intanto li fa dividere. Urkuju. Ah, ok, l'addio ha messo Kyurem bianco e Zekrom. Ok, perfetto. Ah, ma tanto siete randomizzati. Siete, porca troia, che livello siete? Oh, che cazzo mi ha dato Dublade? Ah, sto in Fermi. Sono in battaglia con Nora. Ok. Calma, no, non era quello che volevo fare, lo giuro. Però funziona abbastanza bene. Attenzione. La cattiveria, mamma mia. Che potenza, signori. Ok, perfetto, allora, non è riuscito a evocare il drago, però intanto ci vuole picchiare sangue. Minchia, questo discharge qua ti manda a ca... Devo stare zitto. Devo stare zitto. Non lo manderò mai a casa con un discharge. Sono sicuro al 100%. Porca troia, non gli faccio niente, anzi. Aia, aia, ciao. 7 minuti, 8 minuti che sei in squadra e sei già morto. Grazie, esiste. Che bello, raga, quando i tuoi Pokémon ti vogliono così tanto bene, Conkeldurr. Devo fare submission per forza? Cazzo, l'ha ritirato, ha messo Macho. Ok, però dai, non ha messo un Pokémon così terrificante. Non ho capito bene cosa è successo. Forse è meglio così. Ok, fermo. Oh, no, come cazzo hai fatto a prendermi con Dynamic Punch? Dio buono. Allora, calma. Calma, la situazione è abbastanza complessa, raga. Porca troia, se è complessa. Allora, Full Restore. Tra l'altro, ecco, infatti, cioè, ve l'avevo detto nello scorso episodio che la Rare Candy l'avrei dimenticata, manco fosse il pupazzo dell'infanzia. Per l'appunto. Ok, uno è andato giù. Non mandarmi Gyarados. Non lo posso colpire, non lo posso colpire con nulla di nulla. Devo rischiarla. Allora, si suppone che lui... Fermi. Quanto è veloce? Tanto. Oh, si suppone che lui mi attacchi con un attacco di buio per buttarmi giù Mewtwo. Se io gli metto Francis... In teoria dovrei reggerlo.
Questo è un problema. Questo è un problema. Mi sa che... Allora, proviamo a mandare Candy. Ok, sì. Oh Gesù, potrebbe essere la nostra salvezza sta cosa, raga. Potrebbe letteralmente essere la nostra salvezza, sì. Sì. Sì, vediamo se gliel'ho predictata giusta qua. Dimmi di sì. No, ok, no, ha preso lui, va bene lo stesso. Va bene lo stesso, Riolu. Potrei avercela fatta. Potrei avercela, minchia, che livello altissimo che c'hanno. Allora, fermi, fammi vanish. Ok, perfetto. Ancient Roar, che cavolo è, non lo so neanch'io. Nasty Plot, vai giù, ti prego. Ok, questo è andato. Focus Punch ancora su di lui. Quasi me lo manda giù. Però tanto non è mio il Pokémon, quindi sti cazzi. Ok, vanish. Ok, Flygon va giù. In teoria adesso dovrei seccarlo, raga. Se... Ah, così. Ok, ho perso solo Galvantula. Mi sento veramente fortunato. No, impossibile. Invece sì, stronzo. Randomizza lì Pokémon. Bravo, complimenti. Cosa impossibile. Voi non sapete chi sono io. Cazzo. Ah, ok, si sono divisi. Chiunque riesce a Zekrom, che cosa sta succedendo? Il rituale non è ancora completo. Ritornate assieme. No, Zekrom, torna qui. Reshiram. Oh, è tornato il tipo. È tornato il pelirocco. È tornato lui, non so come si chiami, non ne ho idea. Oh, sono così contento che tu stia bene. Non ti sei ferito, giusto? No, anche perché non ha combattuto, era randomizzato, quindi... Voi siete tutti pazzi. Questa non è la fine. Mi prenderò il mio tempo. Farete meglio a mantenere stretti i vostri amici, ragazzini, perché una volta che troverò il nome di quel drago, sicuramente desidererete che il cuore Reshiram vi sia stato rubato. Kyurem, andiamocene. Ok, lui però ha ancora Kyurem, e questo è il problema. Sì, lo sanno tutti che Kyurem è la shell dell'original dragon. Lo sanno tutti, Cristo Dio. Dai, via. Kyurem is the opposite of complete. Ok, perfetto. Tain said that the original dragon was perfect. Tain ha detto che il drago originale era perfetto. Ok, va bene, ci interessi. Sì, mi importa, tio. Dai, via. Oh, mi stavo per dimenticare. Il tuo Mew può trasformarsi in qualsiasi cosa se ha il DNA, giusto? Cosa mi ha dato? Cosa mi sta dando? Citando un grande filo... Ah! Ok. Ok, calma. Allora, fermi. Ok. Allora, calma. Mew evidentemente può fare qualcosa che non ho compreso. Ora, il gioco è finito, ma... Esiste la versione completa. Ora, io ho un problema a mettere nel gioco la versione completa, nel senso che proprio non mi funge. Quindi non lo so, penso di concludere qua l'episodio, raga. Anche se ci sono rimasto di merda, però lo concludiamo qua. E nulla, se riuscirò a inserire la patch nuova nella ROM senza problemi, continuerò più che altro a portare questa serie, altrimenti ne inizierò una nuova. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi scuso per la brevità, se così si può dire, di questo video, ma sono stato costretto da causa di forza maggiore. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto... No, ho già detto questo, che cazzo sto facendo? Passate dai social, premete la campanella, mi raccomando, Telegram e Instagram. Telegram, contattatemi per entrare nel gruppo. E su Instagram vi ricordo che ci sono ogni giorno contenuti esclusivi, a meno che io non rompa il cellulare, in quel caso non posso portarvi contenuti. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.